Buonasera, buonasera a tutti, buonasera amici di Farsi Parola. Se avete un feedback da darmi, vi presento, anche se non ne ha bisogno, la nostra graditissima ospite. Vediamo se c'è qualcuno che si collega, se mi sa dire, così vediamo subito se siamo in diretta. Ecco qua. Vediamo un po', Luisella Biffi. Mamma mia, carissima Luisella Biffi, è sempre fra una delle prime che si collega e che quindi ci dà, Puntuale, è puntualissima. puntuale. E quindi, buonasera, care signore, ecco qua, vedi il nostro amico. E quindi, Paola, ci siamo. Bene. E salutiamo quindi la nostra carissima amica che ci dà questa esclusiva. Paola Giovetti, buonasera Paola Giovetti. Io Ciao Elda, come stai? Tutto bene, bene? sto bene, ma voglio dire questo proprio che ti dicevo pochi minuti fa. Pensate, amici, che domani Paola Giovetti ha la presentazione ufficiale del libro al Salone del Libro di Torino. E questa sera, ecco, ciao Rita, ciao a tutti, guarda quanti, le mie signore preferite. Un sacco di Bene. commenti, ecco che belli, eh? Ma quello che è più bello, Paola, è che tu domani sei a Torino. Torino, prendo Torino, il treno, prendo il vado a treno, vado a Torino, ma Torino, non parto non mica parto mica presto, presto, parto parto comodamente, comodamente, tranquilla, tranquilla, parto a parto a mezzogiorno mezzogiorno con la con la freccia freccia e vado a vado a Torino Torino e e conto di conto di essere essere al al salone salone verso le verso le 5 e mezzo, 5:30, 6, perché 6, perché dobbiamo dobbiamo metterci metterci d'accordo con d'accordo gli con altri gli altri presentatori presentatori e la e la presentazione presentazione vera e vera e propria propria sarà alle sarà alle 7 e 7 e mezzo, mezzo. Ma in pensa un chiusura. po', pensa un po', pensa un po'. E noi invece l'abbiamo qui questa sera perché ci fa l'anteprima, perché è un bel momento, eh? Proprio Molto. a... Io dicevo che deve volermi bene Paola per avermi dato, perché io Ma ci non... mancava altro, figurati, guarda. Ma Il libro veramente, no? è da ieri in Ieri in libreria. Il libreria, libro libro è è approdato in approdato libreria ieri. ieri. E quindi adesso possiamo anche parlarne liberamente. Io l'ho già perché me l'ha mandato la casa editrice e me lo leggerò per bene, Paola, perché domani mattina io vado a Napoli. Ah, per Ah, Bacco, per vedi? Bacco. Eh sì, vedi Bene. Paola. E Siamo tutti in quindi ti viaggio allora. servirà. Sì, ma Siamo sono tutti in giorni di viaggio. viaggio. Pensa che questa sera alle 4:30 in diretta hanno fatto il collegamento con padre Alberto Maggi da Lourdes, che ha presentato in anteprima il libro di Bernadette, Ah, che che è bello. la sua grande opera, no? Allora ho detto, ma guarda quante cose fra gli amici alle volte si intersecano, però questa diretta che tu ci fai è davvero un onore avere nuovamente Ma no, non lo Paola dire, Giovetti. Senti ma è qua, ovvio, è vedi? un Piacere piacere fare, stare stare insieme insieme un'oretta e un'oretta e parlare delle parlare cose delle che ci cose che ci piacciono. piacciono. Mamma mia, tutti, guarda, tutti che ti cercano. Che meraviglia. Le cose che ti piacciono sono tutte le cose che tu sai, come ti dicevo anche prima, perché con te è tutto un o di meraviglia, veramente. Io l'ho ascoltata anche l'altra sera, glielo dicevo prima e lo ripeto forte per tutti, la cultura di questa persona, di cui sono onorata, veramente, che mi Ma sta no, dando Elda, prova basta, basta, d'amicizia. fammi i Sì, complimenti. no, ma sembra chissà cosa, ma invece è vero Paolo, non c'è niente da fare. Comunque, allora, insomma, siamo qua. Siamo qua e questa sera non voglio farle perdere più di tanto tempo, proprio perché è una diretta così eccezionale, particolare. E allora Paola, dimmi tutto quello che tu vuoi, che io sto in felice ascolto. Allora, Allora, intanto vi intanto faccio vi faccio vedere vedere il il libro libro dove dove c'è c'è questo questo bellissimo bellissimo ritratto ritratto di di Gustavo Rolfo, Gustavo Rolfo, sorridente, sorridente, con gli occhi con gli occhi azzurri. Sono azzurri. Sono riusciti, riusciti, chi ha chi ha curato la curato la copertina, che è in copertina, che bianco è e in bianco e nero, nero, è è riuscito a riuscito a riprodurre gli riprodurre straordinari straordinari occhi occhi azzurri di azzurri di Gustavo Rolfo. Gustavo Rolfo. Erano Erano occhi che occhi che veramente veramente ti ti trapassavano. trapassavano. Io lo Io ricordo ricordo così, così, eccolo. eccolo. Ecco, questo è Ecco, questo è l'originale della l'originale della fotografia. fotografia. Lo ricordo
così sorridente. Era molto sorridente, era molto allegro, scherzoso. E quando si facevano queste serate c'era un'atmosfera leggera, un'atmosfera tanto di meraviglia, di stupore, però leggera, lui la teneva su questo tono. Però voleva sempre far riflettere, voleva far capire che questi straordinari fenomeni che produceva non erano fini a se stessi, ma rimandavano a una fonte superiore. Era quello che lui voleva far capire. Allora, cosa ti devo raccontare? Ci sono tante cose da dire, Cominciamo, mi sai lavorò. Paola, fra le novità che io non sapevo e che tu hai messo nell'anteprima di presentazione, tu parli di un primo momento quasi di spavento da parte sua nell'avere vissuto questa esperienza che non sapeva di avere. Ecco, Sì, cosa vuoi dire con questo? allora questo l'ha Questo l'ha scritto anche scritto anche lui in un lui suo in un suo diario, diario. quando Quando lui lui scoprì scoprì i i suoi suoi poteri. poteri, Lui era lui era sempre stato sempre stato intuitivo, intuitivo, questo lui l'ha lui l'ha raccontato raccontato sempre. sempre. Però Però quando quando aveva aveva 24 24 anni, anni, siamo siamo nel nel 20, 20, lui era lui del era del 3, 3, quindi quindi siamo nel siamo nel 27, 27, e lui lui all'epoca all'epoca viveva a viveva a Marsiglia, Marsiglia, perché contravvenendo al suo contravvenendo al suo desiderio di desiderio di fare fare di di dedicarsi dedicarsi all'arte e al all'arte e al giornalismo, il giornalismo, padre il padre l'aveva l'aveva fatto fatto assumere assumere dalla dalla Comit, Comit, che era la che era la banca di banca di cui cui era era direttore a direttore a Torino, Torino, perché lui perché perdeva lui un po' perdeva di un po' di tempo tempo negli studi, era un studi, era un bellissimo bellissimo giovanotto, giovanotto, si si distraeva, distraeva, niente, niente, papà, papà, lo fai lo fai scrivere. scrivere. Quindi Quindi lui, lui, a neanche a neanche 21 anni, 21 anni, lascia lascia Torino e Torino va a e va a Marsiglia. Marsiglia. E a E a Marsiglia gli Marsiglia gli succede la succede la scoperta delle scoperta delle proprie proprie doti. doti. E la E la scoperta scoperta avvenne in avviene in maniera maniera abbastanza abbastanza traumatica, che traumatica, poi che poi cerco di cerco di raccontare nel raccontare nel libro, libro, perché perché lui, lui andando a andando a cercare nelle cercare sue nelle sue lettere, nei lettere, nei testi che ha testi che ha scritto, scritto, si riesce a capire qualche cosa, anche se lui non l'ha mai detto con detto con chiarezza. chiarezza. Comunque ebbe Comunque ebbe una una rivelazione rivelazione traumatica traumatica dei dei suoi suoi poteri, poteri, lui lui si si accorse accorse che che aveva aveva scoperto. scoperto, Lui l'ha lui l'ha chiamata chiamata così, così, la la tremenda tremenda legge legge che che lega lega il il colore colore verde, verde, la la quinta quinta musicale, musicale, che è che è per per esempio esempio Do Do Sol, Sol, e il e il calore. calore. Lui Lui cominciò cominciò cercando cercando di di indovinare indovinare le le carte. carte. Da Da un un mazzo mazzo coperto coperto di di carte, carte, lui lui ponendoci ponendoci la la mano mano sopra sopra voleva voleva indovinare indovinare il il colore colore delle delle carte, carte, se se erano erano rosse rosse o o se se erano erano nere, nere, e e poi poi dopo dopo più più complicato complicato che che numero numero di di carta carta era, era, se se era era una una figura, figura, se se non non era era una una figura, figura, eccetera. eccetera. Lui Lui fece fece tantissimi tantissimi esperimenti esperimenti e a e a un un certo certo punto punto scoprì scoprì questa questa che che lui lui chiama chiama la la tremenda tremenda legge, legge, che che gli gli ha ha dato dato il il potere, potere, e e collegando, collegando, valeva valeva solo solo per per lui, lui, non non è è che che altri altri siano siano riusciti riusciti a a fare fare questo, questo, collegando collegando la la sensazione sensazione di di calore calore che che la la carta carta gli gli dava, dava, e e poi poi qualche qualche cosa, cosa, un un quid quid che che viveva viveva soltanto soltanto lui, lui, cioè cioè il il verde, verde, lui lui dice, dice, ha ha detto detto in in altre altre occasioni, occasioni, di di visionare visionare come come una una superficie superficie tutta tutta verde verde senza senza nessuna nessuna interruzione. interruzione. E E la la quinta, quinta, una una nota, nota, un un suono, suono, la la quinta quinta musicale. musicale. Quando Quando riusciva a riusciva a mettere mettere insieme insieme questi questi elementi, elementi, qualcosa qualcosa avveniva. avveniva. Ecco, Ecco, ogni ogni sensitivo sensitivo ha ha un un modo, modo, un un simbolo simbolo che che gli gli serve serve per per far far scattare scattare il il gioco. gioco. Lui Lui aveva aveva questo. questo. Lui Lui scopre scopre di di avere avere dei dei poteri poteri a a livelli livelli altissimi, altissimi, perché perché poi poi non non sono sono soltanto soltanto le le carte, carte, sono sono fenomeni fenomeni di di bilocazione, bilocazione, letture letture in in bibrichiusi, bibrichiusi, pitture, pitture, disegno disegno diretto, diretto, e e più più guarigioni, guarigioni, diagnosi, diagnosi, eccetera, eccetera, la la visione visione dell'aura, dell'aura, più più ne ne ha ha più più ne ne metta. metta. Quando Quando lui lui fa fa questa questa traumatica traumatica scoperta, scoperta, entra entra in in una una crisi crisi e e scrive scrive nel nel diario: diario: il il potere potere mi mi fa fa paura, paura, ha ha paura paura di di se se stesso, stesso, e e quindi quindi si si ritira ritira va in un va in un ritiro ritiro spirituale spirituale che che lui lui conosceva, conosceva, perché perché lì lì aveva aveva trascorso trascorso a a volte volte dei dei giorni giorni per per gli gli esercizi esercizi spirituali spirituali prima prima dei dei sacramenti, sacramenti, quando quando era era bambino. bambino. D'altronde D'altronde era era molto molto giovane, giovane, aveva aveva 24 24 anni, anni, e e lì lì c'è c'è un un sacerdote sacerdote che che lui lui conosceva, conosceva, e e va va lì lì sperando sperando di di trovare trovare delle delle spiegazioni. spiegazioni. E E sta sta 3 mesi,3 mesi, non non si si sa sa cosa cosa abbia abbia fatto fatto in in questi questi 3 mesi,3 mesi, come, come, cosa, cosa, se il se il sacerdote sacerdote abbia abbia potuto potuto aiutarlo. aiutarlo. Fatto Fatto sta sta che che lo lo tirò tirò fuori fuori la la mamma mamma e e andò a andò a chiamarlo, chiamarlo, e e lui lui si si confidò confidò con con lei, lei, e e lei lei lo lo convinse convinse a a uscire uscire e e a a mettere mettere queste queste sue sue doti doti al al servizio servizio degli degli altri, altri, per per il il bene bene degli degli altri. altri. E E questa questa è è stata stata sempre sempre la la sua sua regola regola di di vita, vita, tutto tutto fatto fatto gratuitamente. gratuitamente.
Non solo i grandi esperimenti che lui faceva nelle serate, in casa di amici o in casa sua, questi famosi esperimenti, sempre gratuitamente, sempre a titolo amichevole e così via, ma anche tutto quello che è meno noto, tutto quello che faceva durante il giorno, aiutando le persone, sia facendo diagnosi che facendo terapie, che aiutandoli con la parola, con l'insegnamento. All'archivio di Torino, a cui ho avuto accesso, dove da poco tempo sono state consegnate tutte le lettere di Rolli, diari, testi, eccetera, ci sono 2000 lettere scritte da lui e soprattutto a lui indirizzate, e una gran parte di queste sono lettere di ringraziamento di persone che lo ringraziano per averlo aiutato e soprattutto per essere stato lui per loro maestro di vita, di avere dato alla loro vita un indirizzo diverso, di aver dato il senso della vita. E questo è molto molto importante, meno noto questo. Si rivela da queste lettere che ho potuto consultare, di cui nel libro ho riportato qualche esempio, e proprio lui è stato un maestro illuminato per tante persone che lo riconoscono. E quindi lui, dopo che esce dal convento, sceglie il tipo di vita che vorrà fare, perché io ho fatto nel libro sempre un capitolo che ho intitolato La scelta, cioè che cosa può fare una persona che scopre di avere dei poteri psichici straordinari come aveva lui. Che cosa può farne? Deve essere stato un dilemma no, non piccolo. Cioè, qualcuno li ha messi a frutto facendosi pagare naturalmente per queste cose, da come guaritore, come veggente, eccetera. Altri li hanno vissuti in totale anonimato perché non avevano voglia, o non avevano, non hanno voglia di farlo sapere. E lui invece si è comportato in maniera diversa, lui d'altra parte è sempre stato diverso da tutti. Lui ha scelto per sé il silenzio, la discrezione, tutto il silenzio, grande discrezione. Non è mai andato in televisione, non ha mai tenuto conferenze, non ha mai voluto che si scrivesse di lui. Quello che è stato scritto su di lui è stato fatto dopo la sua morte, prima quasi niente è uscito. Anche il suo grande amico Remo Lugli, che è stato molto amico anche mio, che era giornalista della stampa, riuscì a pubblicare, credo, due articoli sulla stampa, sempre con la poca soddisfazione di Rolli. I libri tutti dopo, niente prima. Solo Renzo Allegri pubblicò un libro prima e lui si seccò di questo. E quindi questa grande discrezione, però la necessità di rendere onore a questi doni che lui aveva e che lui diceva che venivano dall'alto, venivano dallo spirito, e quindi li rivelava in queste grandi serate che lui faceva, dove manifestava questi poteri con un'eleganza, una lividità straordinaria, e aiuto al prossimo, come ho detto prima. E a questo si attenne sempre, per tutta la vita. Lui intanto si sposa, aveva nel 30, quindi aveva 27 anni. Non sappiamo che cosa avesse detto la moglie di questi suoi poteri, la fidanzata allora di questi suoi poteri. Fatto sta che sua moglie Elna si chiamava, gli è sempre vissuta accanto, lei era norvegese, sono vissuti insieme 60 anni, poi lei è morta qualche anno prima di lui, senza partecipare però alle sue cose, l'ha lasciato totalmente libero. Lui quando si incontrava con gli amici anche a casa sua, eccola qua negli anni. Questa è una delle prime fotografie che abbiamo. Elna è quella a destra e lui, guardate che bel giovanotto era. Elna a destra è un'amica. Elna era norvegese e lui l'aveva conosciuta a Parigi e dopo Marsiglia andò a lavorare a Parigi e si conobbero casualmente in un caffè e non si lasciarono più da allora, si sposarono 3 anni dopo, con non piccole difficoltà da parte delle rispettive famiglie, perché questa ragazza sconosciuta, lui sconosciuto per i genitori di lei, insomma, lui poi, fra l'altro, andando a trovare la fidanzata, aveva dato mostra dei suoi poteri con il papà, aveva fatto letture in libri chiusi, esperimenti con le carte. Io mi chiedo se questo avesse suscitato più sconcerto che. Scusate, c'è il telefono fisso, bisogna che lo stacco, non l'avevo staccato questo. Scusate amici, qualcuno ha scritto che si sente un eco quando parla Paola. È vero che si sente un eco oppure perché se si sente quando parlo io posso tacere,
Ma vorrei che ascoltaste Paola perché questa sera è veramente una diretta Io non so che eccezionale. cosa farci se si sente, non No, so sentiamo come. cosa dicono. Qualcuno l'aveva scritto prima. Io non lo sento questo eco. Si sente l'eco? Sì, dicono. Ma anche quando io sto zitta? Prova a parlare Paola, che io taccio. Sì, io non. Purtroppo se c'è non so che cosa farci, Si sente non quando so. parla Paola. Ascolta Paola, puoi provare a mettere le cuffie Sì, nel micro? sì, sì. Vediamo. No, perché ho piacere veramente che ve la godiate. Chi non può andare a Torino domani è un'anteprima questa che per me è veramente oro. Si sente soltanto quando parla Paola. Se parla Edda, no. Vediamo. Si sente meglio adesso? Ecco, parla Paola, che poi vediamo cosa dicono. Volevo sentire se si sente meglio, se si sente ancora la eco oppure no. E rispondete per favore, grazie. Parla Paola, Sì. prova a parlare. Stavo parlando di Gustavo Rol, che in questa fotografia lui ha 24-25 Ecco, ora si anni. sente, Paola si sente benissimo, ora Ah, siamo a va bene, allora posto. continuiamo così. Continuiamo così. Sì. Va bene. E E quindi quindi qui qui è con la è con sua la sua fidanzata fidanzata e e stavo stavo dicendo dicendo appunto appunto che che si si sposano, che sposano, che lui sono lui sono coetanei coetanei loro loro e lui e va lui con va la con la fidanzata, fidanzata, va a stare va a a stare a Torino Torino perché perché finito il periodo, lungo periodo, lui è stato quasi 10 anni all'estero tra tra Francia Francia e Inghilterra. e E torna a torna a Torino, Torino, si si stabilisce stabilisce in in questo questo mitico mitico appartamento di appartamento via di via Silvio Silvio Pellico Pellico 31, dove 31, poi ho dove ho vissuto per vissuto tutta tutta la la vita, vita, ci è ci è vissuto vissuto praticamente per praticamente per 60 60 anni, anni, quello dove quello sono dove sono stata stata anch'io. anch'io. Un Un appartamento appartamento arredato arredato con con meravigliosi meravigliosi mobili mobili antichi. antichi. E Lui lui ha fatto ha per fatto per circa 10 anni 10 anni circa l'impiegato di impiegato di banca banca per far per piacere far al piacere padre. al padre. Nel Nel 1934 1934 muore muore improvvisamente improvvisamente il il padre. padre. E il E il giorno giorno dopo dopo lui lui dà dà le le dimissioni dimissioni dalla dalla banca. banca. Aveva Aveva accettato accettato questo questo lavoro lavoro per per compiacere compiacere il il padre, padre, al al quale quale era era molto molto devoto, devoto, ma ma nel momento che il papà non c'è più, lui rinuncia a questo lavoro, si libera di questo lavoro e si dedica a quello che gli piace, cioè l'antiquariato, la pittura, l'arte, insomma. Lui per tutta la vita è stato antiquario, ha avuto anche per molto tempo un negozio a Torino, in via Lagrange, antiquariato. E poi negli ultimi anni, negli ultimi decenni anzi, è stato pittore dipingendo questi straordinari mazzi di rose e paesaggi della sua zona di Pinerolo dove loro avevano la campagna. Ecco, quindi lui dopo che si stabilisce a Torino dà inizio al tipo di vita che poi ha continuato sempre a condurre, cioè questi esperimenti, cioè gli aiuti agli altri. E la sua attività, la sua famiglia, sua moglie, non ebbero figli, non sappiamo per quale, forse lei non ne poteva avere, o lui pure, non ne sappiamo. Questo certamente fu un dispiacere per la famiglia. E ci furono, dopo il 1934, quando si stabilisce a Torino, alcuni anni tranquilli, poi scoppia la guerra. Il periodo della guerra consente a Rol di dare una dimostrazione straordinaria dei suoi poteri. Perché lui è sfollato con la famiglia a San Secondo di Pinerolo, dove hanno una bellissima casa di campagna. E il comando tedesco è acquartierato in casa sua, una casa grandissima. E lui, eccolo qua, lui era capitano degli Alpini, teneva moltissimo a questo ruolo, è sempre stato molto affezionato all'arma degli Alpini. E durante la guerra lui fa un uso grandissimo dei suoi poteri, usati fino a quel momento con grandissima discrezione. Invece con i tedeschi che sono acquartierati in casa sua, lui passa le serate a fare esperimenti, barattando con gli esperimenti di cui i tedeschi sembrano essere stati avidissimi, la vita di tante persone che nei rastrellamenti venivano prese, soprattutto i partigiani. Minacciati di essere messi al muro, imprigionati, portati in Germania e così via, e lui con questi suoi esperimenti ne salva tantissimi. Il discorso è: voi avete preso questa persona che però è innocente,
E allora chiede: ma come fa lei a dire che è innocente? E allora lui dice: lo so, come so quello che c'è nei cassetti suoi della sua scrivania a Berlino. E dice per filo e per segno tutto quello che queste persone hanno a casa, descrive le loro famiglie, eccetera, eccetera. E con i tedeschi instaura anche un buonissimo rapporto. E ne salva tante persone, tra cui alla fine della guerra il sindaco di San Secondo di Pinerolo gli lascia un attestato di ringraziamento a nome di tutta la cittadinanza per il coraggio, l'abnegazione, la generosità dimostrata durante la guerra e quante persone aveva salvato. Io questo documento sono riuscita ad averlo e l'ho pubblicato nel libro. Ecco, la vita sua, vera e propria, di quella che noi conosciamo, comincia praticamente dopo la guerra, negli anni 50, gli anni 50, questo lui e lui con la sorellina, lui è adolescente con la sorellina piccola, erano in quattro in famiglia, due fratelli e due sorelle, questa è la sorellina nata parecchi anni dopo di lui, come si vede, 10-12 anni prima, sempre molto legato alla famiglia così. E così. I primi scritti che raccontano i suoi esperimenti sono dello scrittore Pitigrilli. Tutti sappiamo chi è stato Pitigrilli, Pitigrilli era torinese come lui, e nei suoi libri ha raccontato i suoi incontri con Rolli. Questi siamo degli inizi anni 50, sono le prime testimonianze che abbiamo scritte sui fenomeni di Rolli, scritte da un giornalista acuto, intelligente, brillantissimo, e racconta appunto queste cose. Poi dagli anni 50 in avanti cominciamo ad avere sempre più notizie, sempre più testimonianze, e di questo tenore di vita particolarissimo che lui aveva, cioè durante il giorno lui era antiquario, era pittore, leggeva, suonava il violino e anche il pianoforte, aveva una vita sociale molto intensa, aveva tantissimi amici. Lui annoverava tra gli amici, io cercando in archivio a Torino l'anno scorso, ho trovato lettere di Federico Fellini, che gli è stato grande amico, di Zeffirelli, di Nino Rota, del critico d'arte Dragone, di tutta la Fiat, lettere di Umberto Agnelli, di Romiti, io diverse cose le ho messe nel libro. C'è anche alcune lettere di Valletta, per esempio, di alcune lettere di Valletta, e c'è una curiosissima testimonianza di Cesare Romiti, in cui Cesare Romiti, che andava regolarmente a trovare Rol, e Rol dava consigli per la Fiat, insomma, gli chiedevano quello, gli chiedevano. C'è questa curiosissima testimonianza in cui Romiti era in un periodo in cui aveva bisogno di consigli e quindi va da Rolla a chiedere consiglio. Valletta, tutti sappiamo, era già morto all'epoca, era stato il patron della Fiat per tantissimi anni, e Rolli materializza una lettera di Valletta. Lui si ritrova in mano una lettera in tasca, praticamente su un foglio che era stato messo in tasca, bianco, si ritrova una lettera scritta con la grafia di Valletta che gli dà i consigli, non sappiamo quali, perché poi questa lettera è stata Rolla rivoluta e l'ha distrutta, però Romiti non l'avrebbe testimoniato un episodio del genere se non fosse stato vero, no? Quindi lui dice: sì, lui l'ha distrutta, però dice: io me la ricordo perfettamente, ho riconosciuto perfettamente la calligrafia, guardate che forte questa, è una cosa. Poi c'è la lettera anche di Umberto Agnelli. Lettere di grandi medici di Torino, ma parecchi li ho anche potuto intervistare. Lui ha avuto tanti amici tra i medici, tra personaggi di Vittorio Messori, per esempio, era medico, lo scrittore Vittorio Messori, tanta gente di grande spessore che hanno partecipato ai suoi esperimenti, tanti parapsicologi, Caspiro Cassoli, Ugo Dettore, tutte persone che ho conosciuto, Alfredo Ferraro. Giorgio Di Simone, Hans Bender dalla Germania venne apposta per incontrare. Io l'ho incontrato Bender tante volte e so che ne avevo una grande ammirazione. Avrebbe voluto. Bender diceva che avrebbe dato un anno della sua vita per studiare Rol se Rol gli avesse permesso di studiarlo. Ma Rol non voleva essere studiato come una cavia. Lui aveva proprio quest'idea che doveva essere studiata in un'altra maniera. Però di tutti questi personaggi abituati a studiare le cose eccezionali, nessuno ha trovato assolutamente niente da eccepire, grande ammirazione da parte di tutti, ecco. Quindi in tantissimi anni di vita lui ha condotto, diciamo così, una vita in qualche modo identica a se stessa, perché
pur nella grandissima varietà, però sempre questo tipo di vita, cioè aiuti alle persone, la sua vita privata, perché lui ha voluto sempre difeso molto la sua vita. Ecco, questo è un ritratto che è suo, che Roll mi regalò l'ultima volta che sono stata da lui, e con una bellissima dedica che è sul retro, non so se ce l'hai la dedica, se no ce l'ho io qua, eccolo qua. La dedica che lui mi ha fatto, pensate che non me lo ricordavo questa cosa, la signora Paola Giovetti con devozione, quando ho interpretato qua devozione di colui nei miei confronti, io poi ero giovanissima allora perché io l'ho incontrato negli anni Ottanta, lui è morto nel 94 e l'ho incontrata negli anni Ottanta, e gli auguri del mio cuore. Ho ritrovato questo ritratto che ho qui con me, che è grandissimo, guardate, è un... che fra l'altro adesso me lo sono messa qui nel mio studio e mi sembra che mi guardi sempre, cioè, questi occhi incredibili che ti seguono da tutte le parti e mi fa compagnia, e diciamo l'ho scoperto quando stavo scrivendo le ultime cose del libro, sono andata a cercare in una cartellina dove tenevo le cose che riferivano a Roy e ho trovato questa fotografia che non ricordavo. E mi sembra che l'ho interpretata quasi un segno di presenza, qualcosa di... Eccolo qua, guardate che viso che ha, che occhi, veramente magnetici. Magnetici, sì, bellissimo uomo, alto, elegante, sempre perfetto, molto signore, molto galante con le signore, molto amabile, veramente, e anche grande amico, ha avuto tanti amici, ma non soltanto tra i grandi attori, personaggi, nobili, studiosi, eccetera, anche tra la gente semplice. Per esempio, ho raccolto delle testimonianze curiosissime dalla custode del loro appartamento, della portinaia, che mi ha raccontato che aveva amicizia con lui, che lui era una persona così semplice, che parlava con tutti, sempre amabile, che l'aiutò tanto, che le fece delle previsioni che si sono avverate. Quindi lui parlava con tutti, non c'erano, come dei grandi signori, dei grandi signori veri, che non sono snob. Ecco, qui è con la moglie Elna, negli anni in cui erano tutti e due di età molto matura. Era una bellissima donna, che come dicevo prima, in Italia non si ambientò mai molto. Un po', ecco, qua è il giorno del matrimonio. Si sposarono a Torino e avevano 27 anni, tutti e due. Eccoli qua, bellissima coppia. Siamo negli anni, fine degli anni 30. Lui si sposarono nel 30, proprio 1930. Ma andiamo indietro di quasi 100 anni. Quindi la moda era un'altra. Lui ebbe sempre una vita abbastanza separata, diciamo, pur avendo sempre un buonissimo rapporto con la moglie, viveva la sua vita e lei viveva la sua, molto isolata, molto, molto poco parte, un po' forse per il carattere, un po' perché non, forse l'ambiente che suo marito frequentava, molto brillante, molto persone che lui conosceva benissimo, forse non era il suo, e non era il suo neanche l'ambiente religioso, perché Roll era cattolico praticante e fervente, e lei era luterana. E lui non intervenne, era norvegese, luterana, lui non intervenne mai naturalmente, però lei era sola da questo punto di vista, perché all'epoca mi dicono che a Torino non c'era un gruppo di luterani, e quindi lei è stata piuttosto sola in complesso. Questa domanda qua stavo guardando... Signora Paola, ha mai cercato di far leggere ad un sensitivo veggenti o altro vivente dipinti o altri contatti? Cioè, se ti sei servita di un sensitivo o di un veggente? No, tu hai frequentato... Sì, no, ne ho frequentati parecchi, però non capisco bene la domanda. Anch'io non la capisco. Se la può spiegare meglio, la può esprimere un po' più chiaramente, così riusciamo anche a rispondere. Certo. Dunque, con Roll io ho assistito a tante cose in maniera abbastanza passiva, nel senso che vedevo quello che avveniva, e una volta invece... senza volerlo stimolai un fenomeno.
che poi, che se vuoi, se abbiamo tempo, lo racconto, l'ho raccontato nel C'è il libro. tempo. Però. Ti ho lasciato tutto campo perché sei tu questa sera. No, E no, ma mi quando fa. sei stanca, smettiamo. No, no, mi fa piacere se arrivano le domande perché. No, una cosa che posso testimoniare, le guarigioni che lui faceva. Io avevo un'amica che è moglie di un primario medico, e la conoscevo bene, una famiglia, buon matrimonio, 3 figli, insomma, all'apparenza nessun motivo di depressione. Eppure lei era affetta da una depressione pazzesca che nessuno era riuscito a curare, avendo il marito primario ospedaliero, l'aveva fatta vedere da questo mondo e quell'altro. E lei cercava di nasconderla questa cosa in società, era quasi normale, insomma, era anzi serena, allegra, però aveva questa depressione, questa sofferenza di fondo. Sapendo che avevo incontrato Role, credendoci, mi chiese se potevo fargli avere un appuntamento con Role. E io dico, beh, ci proverò. E gli telefono, il numero di telefono di Role era in elenco, quindi non c'erano problemi a telefonarlo. Però lui si riservava il diritto di rispondere oppure no, perché lui sapeva sempre chi telefonava. Quindi prima ancora che uno dicesse pronto, lui ti salutava, sapeva. E se non voleva rispondere, era bravissimo a imitare le voci. Rispondeva, imitava la voce della governante, sono la governante, sono il cameriere, il dottor Roll torna tra un mese o due, ecco. Si comportava così. Comunque fui fortunata. Alzò il telefono e mi rispose subito e gli spiegai la situazione. E lui disse: No, guarda, non c'è bisogno che la tua amica venga a Torino, dille di chiamarmi domani a quella certa, una certa ora. Glielo dissi, lei lo chiamò a quella certa ora, poi io non so mai cosa si siano detti. Si sentirono altre 2, 3, 4 volte. Bene, con 3 o 4 telefonate la tirò fuori in via definitiva da questa depressione che lei si portava dietro da anni. Accipicchia, Questo è avercela adesso. testimoniato di persona questo. E lei era felicissima di questa. Non le ho chiesto, lei non mi disse, né io chiesi che cosa si erano detti, però evidentemente aveva detto le cose giuste. Lui era uno che fermava anche la gente per la strada se capiva che ce n'era bisogno, me l'hanno testimoniato in tanti. Guardi che lei ha un problema, deve farsi fare un esame alla schiena, al fegato, al seno. Accipicchia. Sì. Tante persone che lui e poi mandava dai suoi amici medici, che ho detto già prima che ne aveva tanti, e i medici, i suoi amici sapevano che se Rol mandava una persona bisognava vederla subito, gratuitamente, e curarla immediatamente. Questa era la condizione. Che Andava meraviglia. lui anche con i medici in sala operatoria. C'era per esempio il grande Achille Dogliotti, che è stato uno dei massimi chirurghi del secolo scorso, che lo voleva spesso con sé in sala operatorio, perché lui vedeva, ecco, e ho raccolto parecchie testimonianze anche di questo tipo. Qua c'è qualcuno chiede se aveva il potere della bilocazione. L'aveva, aveva anche questo potere della bilocazione, sempre come i mistici e i santi, scusa il paragone, non suoni blasfemo, sempre per far del bene a qualcuno. Lui, quando aveva questi momenti che lui stesso ha raccontato, in cui si sentiva come stanco e si rallentava quello che stava facendo, questo poteva durare 5 minuti, 10 minuti, poi riprendeva coscienza pienamente e intanto si veniva a sapere che era stato a trovare una persona che l'aveva invocato e ci sono testimonianze molto interessanti anche da questo punto di vista. Paola, è arrivato la risposta del nostro amico, sai, Vladimiro, che ti segue Sì. sempre. E lui vorrebbe sapere se tu hai contattato Roll tramite sensitivi dopo che se n'è andato, insomma, praticamente. No, 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 no. Però ci sono tanti fenomeni post mortem di Roll, Ah. cioè persone che l'hanno visto, per esempio nei libri di suo lontano cugino Franco Roll, che ha scritto 3 libri, tutti di testimonianze, cioè non libri con un filo conduttore, tutte testimonianze su di lui, suddivise per tipologia. Lui ha fatto questi libri che si chiamano L'uomo dell'impossibile in 2 volumi e Il simbolismo di Rol. Sono volumi di 500 pagine reperibili
su Amazon, Franco Roll. E qui c'è una casistica molto grossa anche di fenomeni post-mortem, cioè lui è stato visto, ha interagito con le persone, ha fatto delle cose, si è fatto riconoscere. Io ho riportato nel mio libro alcuni casi che ho raccolto personalmente, cioè testimonianze non per sentito dire, ma che ho raccolto personalmente, e veramente lasciano abbastanza perplessi, diciamo così, perché sono molto veritieri, ecco, sono fatti molto curiosi. Senti un attimo, questa persona fa una domanda, insomma, un po' particolare. Dice: "Buonasera, avendo avuto tanta sensibilità ad alleviare le sofferenze delle persone, come mai Roll non ha in qualche modo trasmesso il suo segreto ad altre persone di fiducia? Non Ma credo che si possa." infatti, no, non è quello. Lui era così, non aveva imparato da nessuno. Non aveva segreti da No, trasmettere. lui era così. E ho una testimonianza, una cosa detta da lui, scritta anzi da lui, dice che lui sì, a un certo punto si è ritrovato con questi poteri, però dice non mi è stato regalato niente, io poi ho esercitato una grandissima disciplina su me stesso, ho rinunciato all'orgoglio, al denaro, alla superbia, all'egoismo, sono accorto che per poter fruire di questi poteri, per poterli esercitare, ci vuole tutto questo. Quindi non è stato un dono, sì, un dono inizialmente che però lui dopo ha utilizzato. Ho parlato con alcune persone, però questo si riferisce anche in piccola parte anche a me, cioè con la sua assistenza altri hanno fatto cose straordinarie. Per esempio, la prima volta che andai da lui, che partecipai a una seduta in casa del comune amico Remo Lugli che mi invitò, e lui disse, siccome io ero quella volta persona che assistevo per la prima volta, dice facciamo soltanto le aste, che lui considerava le aste gli esperimenti con le carte. E mi diede due o tre mazzi di carte che lui mi fece mescolare e ho tenuto in mano sempre soltanto io. Lui all'altro capo del tavolo diceva, adesso per esempio facciamo in modo che tutte le carte di fiori affiorino in cima al mazzo, tienci la mano sopra e vedrai che faremo questo. Dico, ma se lo faccio io non succederà niente, ti aiuto io. Comunque, nelle mie mani le carte facevano quello che lui voleva. E questo me l'hanno detto anche altri, tra cui il professor Giorgio Di Simone, Pitti Grilli stesso fa una testimonianza di questo tipo. Che Roll con lui, dice Pitti Grilli, che lui, Roll con lui tentò di trasmettergli qualche potere. Però lui dice, con la sua assistenza ho fatto sì delle cose, ma senza di lui non ho fatto assolutamente niente. Più di questo non so dire. Lui però Senti, non ha lasciato eredi, guarda assolutamente. Paola, qui c'è una signora, un signore, una signora, non so, che dice appunto che c'è una sensitiva che dice di avere più volte modo di interagire con Roll. Sarà vero? Con Rod dopo Io, morto, Paola, dopo morto. posso dire una cosa mia? Tu sei una giornalista, vai a fondo dei problemi, eccetera. Io invece, tu lo sai, sono Ma no, una vai a fondo anche poveraccia te. che Ma no, ma comunque dai. sente le campane, diciamo, delle madri, no? Di quello che si dice. E sai quante fra le persone che si dicono, perché c'è sempre un'ipotesi, di essere chiaroveggenti, di essere sensitive, di avere chiaraudienza. Chi c'è che dice che sente Bacci? Chi c'è che dice che sente Rol? C'è chi dice che sente Papa Giovanni XXIII a un certo punto, No, cioè. guardi, non è facile dire vero oppure no, assolutamente. Esatto, io preferisco tacere, insomma. Anch'io, perché, sa, per dire sì, è vero, non so chi sia questa signora, assolutamente, quindi non mi riferisco a nessuno in particolare, non sapendo di chi stiamo parlando. Però qualunque persona che dica io interagisco con Rol, immagino dopo morto. Dimostratemi qualcosa, ditemi qualcosa, che cosa ha detto, qualcosa che si è realizzato. Ecco, sono cose molto serie, sono cose Molto non posso serie. essere prese alla leggera, ecco. Certo, Brava Paola. dobbiamo fidarci delle testimonianze, dobbiamo dire,
Con Role, in effetti, siamo abituati a pensare che è tutto possibile, perché tutto può accadere con lui, veramente. Ho amici, amiche di Torino che l'hanno conosciuto bene e che si sentono assistiti da lui, come se lui ne sentano la presenza in maniera discreta. Io ti dirò, non è che sento la presenza, però quando guardo questo ritratto che ho qui di fianco, con quegli occhi che mi seguono dovunque vada nella stanza, un po' di presenza la Un po' di sento. energia Un vera, po' beh, di ma energia la sento. Direi. è un fatto che anche fisicamente è possibile, cioè è vero che questo esiste. Senti un attimo, qui c'è una persona che dice, Rol parlava dello spirito intelligente. Sì, lui parlava dello spirito intelligente, era uno dei suoi concetti fondamentali e lui dice che tutto nella creazione ha uno spirito, anche ciò che sembra non averlo, anche le cose Inanimate. inanimate, però l'uomo ha uno spirito che è intelligente, cioè praticamente con spirito intelligente lui immagino che intendesse l'anima, ecco, quella che abbiamo soltanto noi esseri umani. E lui nei suoi esperimenti si collegava con lo spirito intelligente, per esempio, dei pittori che venivano a dipingere per lui. E una volta che ero da lui, con me, l'ho raccontato nel libro, si mise in contatto con Picasso e questo Picasso dipinse una scena da me voluta, da me descritta, in un foglio che avevo messo nel reggiseno. E uscì fuori, lui aveva una metodica, un meccanismo abbastanza complicato di fare, quindi non lo sto a raccontarlo adesso, qualcuno lo troverà appunto leggendo il libro, ma lui si mise in contatto con lo spirito intelligente di Picasso e Picasso e cominciò a parlare in francese con Picasso, noi sentivamo ovviamente soltanto lui, non sentivamo Picasso. E Picasso gli diede tutte le indicazioni, ah, lui parlava, ah, mon cher maître, i colori, disse quali colori servivano, quale pennello. Rol, che era pittore, andò nello studio a prendere questi colori, che erano secchi e duri perché erano colori a guazzo che lui non usava mai, quindi non li aprì neanche. Lasciò i tubi secchi lì davanti, poi prese un foglio bianco, io il mio foglio me l'ero piegato e messo dentro al reggipetto, come ho detto prima. E mi misi io a descrivere la scena. E mentre io descrivevo la scena, lui con questo pennello secco faceva finta di disegnarla toccando i pennelli, i tubi chiusi e secchi, faceva finta di disegnarli su un foglio bianco che aveva davanti, che rimase tale quale. Quando io finii di descrivere la scena, mi disse: allora dammi il foglio, lo mise in una tazza d'acqua che Picasso aveva chiesto, me lo fece premere giù per bene, poi tirò su il foglio, aprì il foglio e c'era. Nello stile di Picasso, con la firma di Picasso, la scena, Incredibile. soprattutto la scena che io avevo voluto. Quindi, non si parte dalla posizione dove l'avevo messo, che difficilmente qualcuno avrebbe potuto manometterlo senza che io me ne accorgessi, ma Ma proprio la ti è scena. stato dato dopo, Paola? Te l'ha No, lui dato? distruggeva tutto. Ah. Lui ce lo fece ammirare, poi lo distrusse e lo fece in piccoli pezzi. L'avrei ucciso in quel momento perché mi sarebbe piaciuto molto tenerlo. Mi è rimasto soltanto, e l'ho pubblicato anche nel libro, il foglio sul quale lui aveva scritto i colori, che via via che Picasso chiedeva, diceva che voleva questi colori, lui li scriveva. Ecco, quello me l'ha lasciato, ma non mi è rimasto altro. Guarda Paola, Ma questo dice il colore verde, il numero 5, possibile? sì, lui, allora abbiamo detto prima che lui parlava del calore, parlava della quinta musicale, lui ce l'aveva col numero 5 e non si è mai saputo, tant'è vero che lui, pensate, nel campanello di casa non c'era scritto Rol, ma c'era scritto 5. E tante volte quando faceva gli esperimenti, nel momento che avveniva il fenomeno, io questo non l'ho mai sentito, però parecchi l'hanno detto. Lui diceva in francese: Je suis le numéro 5. Io sono il numero 5. In quel momento il fatto avveniva. Il numero 5, se ci pensate, è il numero centrale fra l'1 e il 9, quello che collega questi numeri fondamentali. E il colore verde che lui vide in un arcobaleno, forse gli venne lì, lui ha raccontato così, che vide uno straordinario arcobaleno e si accorse che il colore verde è al centro dell'arcobaleno.
quello che tiene uniti gli altri colori. Quindi il colore verde, come l'ho raccontato anche prima, lui diceva che bisognava abituarsi a visualizzare come un prato verde unito senza neanche un fiorellino, come una superficie di vernice verde intenso. Il numero 5, di cui lui a qualcuno ha dato una spiegazione strana, cioè diceva che al mondo ci sono sempre 9 saggi e quando uno di questi muore un altro lo sostituisce. Lui tra questi 9 saggi era il numero 5. Però questa cosa l'ha detta una persona sola, una sola volta, quindi la riferisco così com'è. E poi aveva la quinta musicale e il calore. Con questi elementi lui, se quando riusciva a combaciarli tutti, lui visualizzava il colore verde, teneva presente il numero 5 e la quinta musicale, sentiva il calore, in questo momento il fenomeno avveniva. E lui diceva anche agli altri di provare così, ma valeva solo per lui. Comunque Paola, sono aspetti fisici che fanno parte della materia, volere o non volere. Sì, beh, cioè lui agiva sulla materia. I suoi fenomeni avvenivano sempre con la materia. Proprio lui capovolgeva tutte le leggi fisiche, perché quando lui gettava un oggetto contro il muro, l'oggetto invece di rompersi contro il muro passava nell'altra stanza e si depositava da qualche parte, lui andava contro la materia, lui materializzava oggetti, smaterializzava le carte, per esempio. Questo alcuni hanno avuto la possibilità di vedere. Quando lui, per esempio, a me, quella prima volta che andai, mi disse: scegli un colore, ho tutto questo mazzone di carte in mano che avevo mescolato con molta cura e messo una mano sopra. Mi dice: scegli un seme. Io dissi: fiori. Lui mi disse: adesso desidera che tutte le carte di fiori di questi 3 mazzi salgano in superficie. Dice: ti aiuterò io. Io tenevo il mazzo di carte sotto la mano. Dopo un attimo disse: è fatto. Io cominciai a aprire le carte, erano tutte carte di fiori. Andai subito a vedere il resto delle carte, erano tutte mescolate, perché le avevo mescolate con la massima cura. Lui trasformava la materia. Fellini stesso, Fellini stesso ha lasciato una testimonianza di come una carta che lui aveva in mano, e lui gli aveva detto di tenerla contro il petto, così gli aveva chiesto in che cosa voleva che si trasformasse. Adesso non ricordo quale fosse, facciamo un esempio, che fosse il 6 di cuore, e lui la trasforma nel 2 di picche. E Fellini gli aveva detto: non devi guardare. Invece Fellini a un certo punto guarda, e troverete nel libro la descrizione di come lui vide i colori che si mescolavano. Dice: una cosa che gli diede la nausea, da tanto che era repugnante questo fatto, vide i colori e i disegni che si mescolavano e si trasformavano in qualcos'altro. Quindi abbiamo veramente un colpo. Ma Paola, se questi fenomeni erano così sconvolgenti e tu ne hai preso atto, perché ne hai parlato appunto, ne hai parlato anche all'inizio quando ci siamo collegati, che hai detto che lui aveva avuto dei timori, insomma, per questo fatto inizialmente. Quando si accorse di avere questi poteri, sì, lui almeno così era. Ma senti un attimo, Paola, lui aveva amici con i quali si è confidato per questi suoi turbamenti? Avrà avuto qualcuno? Ma no? Allora, io ho trovato in alcuni testi che lui ha lasciato, sia nei diari giovanili, che sono degli anni, scritti a mano, che sono custoditi in archivio, che sono degli anni 30, 31, quindi di poco successivi alla scoperta dei poteri, sia in tante lettere, sia in altri testi. Per esempio, ci sono 2 testi che sono stati pubblicati, ma ai quali non è stata data tanta attenzione da questo punto di vista. Uno è il diario di un capitano degli Alpini, che racconta gli anni della guerra. Lui ha 40 anni durante la guerra, ma è ancora in crisi, perché ancora non accetta del tutto i suoi poteri, non ha ancora capito ancora del tutto. E poi soprattutto un altro libro, sempre scritto durante la guerra, che contiene molte sue lettere indirizzate a una poetessa, sua amica, la contessa Elda Ferraris. Il libro si chiama La coscienza sublime. Questa signora era madre di famiglia, era sua amica, e gli dava le poesie che scriveva perché Rolle correggesse. E Rolle era un uomo molto colto, e lui con questa signora si confidava molto. E ancora negli anni della guerra, appunto, quando aveva 40 anni, quindi i suoi poteri li aveva scoperti almeno 15 anni prima, ancora si chiedeva chi lui fosse.
Ancora si chiedeva a quale scopo, perché proprio io era preoccupato ancora, non li aveva accettati completamente. E io ho ipotizzato che ad accettarli completamente lo avesse aiutato gli aiuti che durante la guerra lui è riuscito a dare. Cioè con questi aiuti concreti a tanta gente, ha salvato la vita a tanti, lui ha capito fino in fondo fino a che punto con queste sue doti poteva essere utile all'umanità. E quindi dopo la guerra lui prende in mano la situazione e configura la sua vita in modo che l'aiuto al prossimo sia sempre presente e sempre costante. E questo Senti fino all'ultimo Paola, giorno della sua vita. c'è una persona che chiede se ha mai conosciuto dei detrattori e ce n'è un'altra che dice agli scettici, cioè per gli scettici lo chiamavano illusionista senza capacità paranormali. È vero sto fatto? Sì, lui ha avuto tanti detrattori, che per lo più sono persone che non l'hanno conosciuto, perché chi è stato da lui non hanno parlato altro che di cose sincere, genuine. Lui, ho citato prima le tante persone di grandissima qualità che lui ha frequentato per tutta la vita, medici, industriali, artisti, attori, dicevo prima tutti questi personaggi della Fiat, parapsicologi. Giornalisti come Vittorio Messori, che era pure cattolico, è pure cattolico e così via, e di questi nessuno ha mai messo in dubbio. Chi ha messo in dubbio è stata gente che non è stata mai da lui e che quindi non sa come queste cose avvenivano, non sa che lui non toccava o non vuol sapere che lui non toccava mai niente, che tutto avveniva in piena luce, che lui era sempre lontano dai materiali. Chi l'ha conosciuto non ha posto mai dubbi, ecco. E questo per 60 anni di seguito. Senti Io mi Paola, ricordo, quando... aggiungo solo questo, che dopo che la prima volta che andai da lui, che lui fece tutti questi esperimenti con le carte, io incontrai a un convegno il prestigiatore Alexander, molto bravo, molto simpatico, con il quale ho parlato anche molto di recente, quando ho fatto il libro, eccetera. E gli dissi: senti, io sono stata da loro l'anno scorso, 2 mesi fa, così, e mi ha fatto vedere questi esperimenti. Mi ha detto: ma come li faceva? Anche Alexander è torinese, è convinto di Rolle, eccetera, ha lasciato testimonianze molto ampie da questo punto di vista. Dice: guarda, se le cose sono avvenute così, che lui non ha mai toccato le carte le hai toccate solo te, io non sono assolutamente in grado di fare quello che fa lui. Ecco. Perché noi prestigiatori possiamo ripetere i suoi esperimenti, ma se tocchiamo le carte, se manovriamo le carte, se non le tocchiamo, non possiamo far nulla. Quindi anche i prestigiatori, ho riportato i pareri di 3 o 4 prestigiatori qua, nel mio Senti libro. Paola, tu prima hai parlato di Fellini, ma Sì. anche Fellini era dotato di facoltà paranormali o sbaglio? No, no, non credo, no, no. Lo chiamano mago, Fellini il mago, perché era di grandissima fantasia, Ecco, sapete questo tutti sì. come è stato amicissimo di Rol. Si conobbero negli anni 60 e sono stati amici fino alla morte, sono morti praticamente a pochi mesi di distanza, Fellini nel 93 e Rol nel 94, quindi con grande dolore per lui la morte di Fellini. Ho riportato nel libro varie lettere di Fellini, anche una cartolina curiosissima che viene dalla Spagna dove lui e Giulietta salutano Rol e lui si definisce il tuo fratellino, dal tuo fratellino Federico. Proprio Fellini aveva una grandissima amicizia. Chi li ha visti insieme dice che erano come due bambini che si facevano gli scherzi vicendevolmente. Fellini gli chiedeva di fare delle cose assurde, Rol regolarmente le faceva per divertirsi. E Rol, tra l'altro, ha consigliato molto Fellini per il suo lavoro. Fellini, prima di fare un film, andava sempre a Torino da Rol. Facevano vacanze insieme a Saint-Vincent, si sono ritrovati tante volte, quindi grandi amici, grandi amici. Insomma, tutta gente di tale qualità, quella che ci ha dato Gassman da lui, Mastroianni, Valentina Cortesi, Adriana Asti, tantissimi attori sono stati da lui, poi ripeto, medici, scienziati, giornalisti, ingegneri, studiosi di tutte le materie. Quelli che sono dati da lui non hanno messo dubbi, assolutamente. Quelli che più criticano, per esempio,
questi del CICAP, nessuno di loro è stato da Ro, nessuno. Quindi. Allora, Daniela Paglino, io Roll non lo conoscevo fino a 2 anni fa, quando ho incominciato a cercare testimonianze sull'oltre, ma ho come la sensazione di averlo visto quando ero ragazzina a Sarnico, in un campeggio. Mi era stato presentato da un ragazzino come suo zio. Ricordo che mi ha fulminata con uno sguardo. Mi sono sentita in colpa per una bugia che avevo detto ai miei amichetti per vergogna. Non avevo passato l'anno scolastico, sono stata impressionata. Io non so se è reale che fosse lui. Chiedo a Paola Ma Giovetti. io non sono mica il mago Zurlì, non lo so se era lui, come faccio a saperlo? Come faccio a sapere? Certo, guardi, una testimonianza come la sua, di un po' che assomiglia alla sua, me l'ha data il figlio della signora dei signori Giordano, che sono stati lui, il medico chirurgo Luigi Giordano, e Luisa, che è morta l'anno scorso, grandi amici di Rol per decenni e decenni. Il figlio Giacinto, che adesso è un uomo più che maturo anche lui, mi ha raccontato che lui andava da Rolla domenica e gli portava il giornale perché era molto amico dei. Era molto amico dei genitori. E Rollo intratteneva sempre a fare delle chiacchiere. E una volta gli disse: lui scherzava, era molto scherzoso Rollo. Gli disse: ti piacciono i cioccolatini? E lui disse: sì, molto. Allora lui aveva la mano così, a un certo punto si è ritrovato in mano un gianduiotto e dice che è stato come luce che si solidificava. Quindi Rory rideva e lui si mangiò, gli dice mangialo, ha mangiato, era buonissimo e si è molto divertito. E diceva Giacinto che con suo fratello erano molto amici di Rory, li volevano molto bene, però ne avevano anche un po' paura perché sapeva sempre tutto. E se loro facevano qualche marachella, temevano che andasse a dire ai genitori. Quindi li volevano bene come uno zio, così lo vedevano sempre in casa, però lo temevano un po', come questa sensazione che mi ha ricordato questa nostra amica. Avrei piacere, Paola, se tu hai qualche appunto lasciato da lui su questo senz'altro suo sconvolgimento interiore. Avrà parlato con sacerdoti, con. Sì, non sappiamo che cosa abbia detto, sappiamo che è stato 3 mesi in questo ritiro spirituale, non sappiamo cosa si sono detti e dopo 3 mesi uscì con la madre, però abbiamo visto che per almeno 15 anni lui ha mantenuto questi dubbi perché nelle sue testimonianze, lettere, scritti, eccetera, si ritrovano questi dubbi. Ancora durante la guerra, in queste lettere che citavo prima, lui chiede perché proprio a me, perché è capitata proprio a me questa Appunto, cosa, come la appunto. devo gestire. Ci sono delle testimonianze, c'è per esempio, vediamo che se la trovo, perché una che mi piace molto, vediamo che tutti questi fili, se riesco a mettermi gli occhiali, ecco. Qui lui è Volevo proprio dire che c'è a. qualche domanda. Susi, anche di questa ragazza, ha già parlato prima. Paola, forse ti sei collegata un po' in ritardo, perché è già passata un'oretta e non voglio tenere di più Paola, che domani deve essere al Salone di Torino, per cui No, non ti un'ora preoccupare, già con lei è comunque molto intensa. vi leggo queste sue parole che sono del 31, quindi lui ha 28 anni, ha scoperto i suoi poteri da 3 o 4 anni e in un diario giovanile del 31, scritto a mano che ho trovato in archivio, ho trovato queste parole. C'è una voce che parla in me, che mi ha parlato sempre e mi dice tante cose, tutto ciò che io voglio, debbo e anche che non vorrei sapere. Quindi lui viene a sapere tutto e non sempre desidera. È come la voce di un grande amico, l'unico amico d'altronde che abbia mai avuto nella mia vita, perché non ho avuto amici. C'è sempre stata la vita a segregarmi dagli altri uomini. Forse io non comprendo la vita o sono gli uomini che non comprendano me. Io amo intensamente tutto ciò che è passato e tutto ciò che deve avvenire.
perché le cose del passato non cambiano più e quelle dell'avvenire non sono ancora corrotte. Così io sono tutto solo su questo ponte, gettato fra le due età, e mi sembra quasi di trovarmi di fronte all'universo. Forse questa sensazione la provano tutti gli uomini subito dopo la loro morte, quando hanno cessato di appartenere al passato e diventano attori di una vita futura. Potrebbe darsi che sia questo il temuto momento del cospetto di Dio. Lui era molto profondo e quando parla appunto in questo modo dice che dentro di sé c'è una voce che gli dice tutto quello che lui vuole sapere, anche quello che non vuole sapere, perché non sempre quello che riguarda gli altri può essere positivo e piacevole. E ci sono tante testimonianze di questo tipo che ho trovato in testi che lui ha scritto, che si trovano in archivio, in lettere che sono state anche in parte pubblicate, ma alle quali non è stata data una grande attenzione. Ed è tempo invece di conoscere Rawl per questi aspetti. Cioè, tanti libri scritti su di lui sono fondamentalmente elenchi di fenomeni. E alla vita è dedicato una paginetta o due. È stato fatto così perché non se ne sapeva di più. Ma adesso con questo materiale d'archivio e facendo attenzione, questo lo riconosco a me stessa, anche alle cose pubblicate che non sono state lette con molta attenzione finora, la sua vita è possibile ricostruirla molto meglio. Questo ho voluto fare nel mio libro. Hai avuto la possibilità di accedere a dei documenti, non solo, sì. Quindi hai la conoscenza per cui... È logico che insomma sei una privilegiata, volere o non volere, ed è per questo. Vabbè, ma anche... adesso sono documenti pubblici adesso, questi documenti d'archivio. Bisogna, una volta che sono stati catalogati, si può andare. Io ho avuto la fortuna di saperlo subito e siamo andati, io e la regista Anselma Dell'Olio, che farà poi il film, e siamo andati insieme. Poi sono tornata anche per conto mio perché ci è voluto parecchio tempo. Ho avuto la possibilità di andare a vedere questi documenti appena sono stati resi agibili l'anno passato. Abbiamo saputo, ci hanno accolto. Ricordo quando sei andata, però insomma ci hai lavorato parecchio, Paola, perché sì, il libretto su Rawl tu l'avevi già fatto prima, vero? No. Ah, non l'avevi fatto? No. Avevo scritto qualche articolo, avevo scritto... Qualche cosa nel mio libro Incontri, quello che è uscito l'anno scorso, l'autunno scorso, avevo raccontato qualcosa di Rawl, cioè le cose che avevo visto con lui, avevo raccontato alcune cose. Poi dopo, mentre appunto scrivevo quello, dico, ma io ho tanto di più da scrivere. Poi consultando questi libri, consultando tutto questo materiale d'archivio, e poi non ho modo e tempo adesso di raccontare altre cose che ho trovato in archivio e che dimostrano che ho riportato in parte nel mio libro, che Rawl per tutta la vita ha studiato se stesso. Non è mai stato inerte, ha accettato questi suoi poteri, ma accettare non vuol dire comprendere fino in fondo, e per cercare di capire lui si è studiato per tutta la vita. E in archivio ci sono tanti documenti che lo attestano, testi scritti da lui, mai pubblicati, di cui ho riportato le parti essenziali, insomma, facendo qualche commento. Ed è stato in quest'ultima parte che ho trovato la fotografia di Rawl e che mi ha accompagnato la sua presenza mentre scrivevo queste cose, anche mentre scrivevo la conclusione, come se l'avessi vicino. Guarda Paola, noi ti ringraziamo e capiamo che adesso basta, perché hai già parlato per più di un'ora e fra l'altro hai dovuto far tutto perché avevi solo tu questo spazio. Dei quali noi appunto ci sentiamo anche noi privilegiati. Abbiamo visto che dopo Goethe, la Montessori e tanti sono nati altri amori molto forti, che vanno oltre la curiosità di cui tu dici di avere, di essere una curiosa. Beh, dunque, Rawl, ti dico sinceramente, benché fossi stata da lui, avessi raccolto tanto materiale, il libro non l'avrei mai scritto se non ci fossero stati questi documenti d'archivio che poi mi hanno sollecitato a leggere con più attenzione opere sue e quindi a ricavare tutte queste notizie che mi hanno consentito di scriverne la vita e come mi sembra attendibilmente che lui l'abbia vissuta, perché se si va a leggere gli altri testi dedicati a lui senza nulla togliere, non essendo ancora agibili questa documentazione,
non c'è molto sulla vita, È ci sono tutto parziale. alcune paginette, sì, le linee fondamentali, ma per esempio le sue crisi, i traumi che ha passato, come lui ha scoperto i suoi poteri, eccetera, le scelte che ha fatto. Di questo Molto non si, ricco il di libro, è un questo vero non si, documento. Io di l'ho questo appena non si parla. ricevuto, per cui mi riservo di leggerlo appunto con calma adesso durante il viaggio. Ascolta Paola, noi non solo ti siamo molto grati per questa Ma splendida diretta figurati, nella un quale ci hai piacere. messo, ecco, ci dai conto appunto di questa esperienza veramente magnifica. E nello stesso tempo ti auguriamo per domani veramente una giornata speciale con tanto ascolto. So che c'è gente che addirittura ha prenotato, viene da Roma per venire a vedere te a Torino. Quindi Bene, diciamo per venire che... a sentir parlare di Rol più che vedere me, perché Beh, Paola, non sarebbe venuta dai. probabilmente per un Bisogna che te altro. lo prendi questo merito, perché a un certo punto quando si lavora con tanta serietà come tu fai, come sai far Questo così. sì, questo lo accetto volentieri, perché dopo tanti Sì. anni la gente sa che lavoro seriamente, ecco, che non mi invento niente e che Assolutamente. questo l'ho sempre fatto e mi viene riconosciuto. Sono grata di questo, sono grata che si senta, ecco, che lavoro con amore e con serietà. Con amore, con... Ecco, guarda, ti riconosco veramente con tanta umiltà. Bisogna conoscerti per capire quello che proprio è il tuo valore, il tuo spessore. Sei una grande donna, Paola. Io No, non no, credo sono. che ce ne siano. No, veramente. Te l'ho sempre detto questo, ma dovevo conoscerti bene. Che quando venni per la prima volta, appunto, di l'onore di conoscerti, venni con mio marito da te. Io so che Felice Masi mi disse: come Paola Giovetti non ce n'arriva, ha una gran testa. Anche E Felice questo era mi una cara ricordo questo persona. epiteto, la gran testa. Tu sei una gran donna, Paola, veramente. Non è un Sai, Edda, complimento, non è un allora complimento, Paola. per chiudere un po' serenamente, oggi mi è arrivato su quei cose che arrivano su WhatsApp, no? Nel cervello delle persone di una certa età. E pare, a sentire certi medici che vengono citati, che le massime prestazioni le persone le abbiano dopo i 70 anni e addirittura dopo gli 80 è il massimo, perché in quel periodo sempre dicono queste ricerche, si va all'essenziale senza perdersi in tanti svolazzi e poi il cervello destro e il cervello sinistro lavorerebbero all'unisono, tutti e due insieme, integrandosi. Allora, coraggio, dai, andiamo avanti. Facciamo bingo, Visto, Paola, abbiamo facciamo davanti bingo. anni ruggenti, abbiamo davanti. Esatto. Per Allora, fare grandi Paola, ci cose. ritroveremo per parlare di Volentieri. Cattolica, di cui è Sì. uscito il programma, e parleremo di quello. Intanto per domani, adesso vai a riposare e ti auguriamo con tutto il cuore tutto il bene possibile perché te lo meriti. Cioè, quando si Grazie studia tanto ci si impegna, ma anche con spese, Paola, perché tu sei andata tante volte avanti e indietro, cioè mille. nulla ti Sì. viene regalato No, senza... no, no, quello no, quello Pensa un no. po', se per la Montessori sei andata in India, diciamo che Torino era già più vicino. Due volte in India, però ho fatto anche del turismo, già che ero là, io abbino sempre qualcosa di piacevole, cerco sempre vado in India per parlare del Montessori, non vado a fare un giro nell'India del Sud, certo che ci vado, già che sono là, eh. E quando Certo. vado a Torino, ultimamente sono diverse volte per Rol, per l'archivio, eccetera, cerco sempre di andare a vedere qualcosa a Torino, una città bellissima, ricchissima di musei, di monumenti, di belle cose, quindi cerco Quando sempre siamo andati anche insieme, sei andata a vedere il santuario di San Michele Arcangelo, di andare. Michele vero? Arcangelo, sì, sono andata in Val di Susa, Eh sì. sì. Bellissimo. Bene, Paola, allora di Bene. nuovo i nostri ringraziamenti. E i nostri complimenti vivissimi e tanti auguri per la giornata di domani. Grazie, grazie, Veramente saluti a ci tutti voi e sentiamo e alla da parte prossima. di E tutto il gruppo e con tutto il cuore, buon veramente viaggio a per Napoli, a per te. Grazie Paola, grazie, sarà così te. anche Ma per me. vedi come ti guarda, Una grande esperienza. come ti Allora, guarda guarda, quest'uomo, teniamo lo vedete questa come vi guarda? immagine.
che è stupenda con gli occhi, e questa che è nella tua scrivania. E anche chiudiamo con la dedica che ti ha fatto. A questo punto qui diamo la buonanotte a tutti e ringraziamo di nuovo tantissimo con i nostri complimenti Paola Giovetti. Buonanotte, Vici, Arrivederci. Ciao buonanotte a Elda, tutti. buonanotte a tutti e grazie. Buonanotte. Arrivederci. Arrivederci.